Pronti a partecipare allo Squid Game definitivo? Oggi in palio c'è il mio nuovissimo album La Grande Fuga di Lion e i miei amici sono tutti uno più voglioso dell'altro di iniziare a incollare le miliardi di figurine. Anche voi lo siete? Lo trovate in tutte le edicole. Contendenti, venite tutti al centro. Ma cosa è stato? Aiuto, aiuto! Ma che sei matto? E sta fa pesolino! Bentornati nello Squid Game. Questa volta ancora più difficile, ma con un premio ancora più ricco. Cos'è questa cosa qui? Mamma mia, è ricchissima! Ma questo è il premio? Sì, comunque io sono Lion, ragazzi. Cioè, non è che sono davvero il premio. Ricco davvero! Sì, ma stai scherzando? Io, ma anche pazzesco. L'altra volta? Sì, sì, Squid Game organizzato da me. Pazzesco, mi piace vedervi soffrire. Ma fatti la maschera, non la volevo vedere più quella. No, mi dispiace, ma devo mantenere un certo stile. Purtroppo non posso togliermela perché tu mi chiedi di togliermela. Che sarei io allora? Non sarei mica... Ma così fai paura, scusa! Però eviterò di parlarvi brutto per troppo tempo perché so che poi potrebbe creare paura. Premio in palio di oggi... Grande novità, La Grande Fuga di Lion, il nuovissimo album di figurine disponibile in tutte le edicole. Guardate com'è bello con tutti i pacchetti. Oh, lo guardo, lo sto per agguantare, lo posso leccare. No, ti prego, lo voglio tantissimo. Tutto mio. Mamma mia, guarda. Questo è il premio che voglio io. Oh, guarda lì! Guarda che crunch! Si può anche indossare. Guarda che specialità, bello. Piace questo, piace parecchio. Viva la fuga! Mi dispiace, ma gli album della Grande Fuga di Lion che potete trovare in edicola, potete averli gratis qui nello Squid Game, ma solo uno di voi, quello che supererà tutte le prove. Io lo voglio proprio io. No, toglietevi il mio. Vinco io proprio. Silenzio. Adesso iniziamo subito con la prima delle prove. Venite con me, seguitemi. Sarà difficile, spero che morirete. Dai, no, ma siamo amici, dai, fai un occhio di riguardo, ti prego. Sì, dai. No, mai. No, mai, e non dirlo così però. Con questa voce ti prego. Mai, morirete tutti e io sarò lì a guardare. Ma basta così. Ma sei cattivo, scusa. Sì, divertirò molto, mi divertirò, venite, eh. Allora. No, di nuovo questo, no. No, sì. Per favore. Sì, l'1-2-3 stella che piace tantissimo a tutti, ma ricordatevi. Sono bravissimo su sto gioco, eh. In qualsiasi momento voi volete tornare a casa, in qualsiasi momento la paura si farà sentire, avrai caghella. No, voglio questo, voglio tutto quanto. Tu penserai, l'album La Grande Fuga di Lion. Voglio prendere. Posso prenderlo? Terra, lo voglio prendere. Nessuno di voi lo può prendere, mi dispiace. E adesso io... Però chi vincerà però, ok. Me ne vado dall'altra parte, aspettate che qua si zoppica un pochino, eh. Eccolo qua, opla, op. Opla. Ci sei? Finito? Siamo pronti? Sì, siamo pronti. Certo che siete lontani, da lì lontani, però. Ma tu puoi muoverti quando lei calda, sì? Certo che mica mi spara. Mamma mia, spara. Ora ti stracci. Allora prendiamo il via. Ok. È lui che spara. Siete pronti? Sì, siamo prontissimi. Ok, allora muovetevi solo quando canta. Guarda che io vi osservo. Fermatevi, non mi muovete. Attenzione, zii. Ma sto tremando. Si va a finire male. Vai, vai, vai. Correte, saltate, ragazzi. Abbiamo quasi fermi, fatta. Fermi, fermi. No, sono caduto. Non ti muovi. No, è stato caduto. Un album, scusami. Il giocatore numero 6 è stato eliminato. Poverino, non doveva essere eliminato. Poverino. Gli altri sono pregati però di continuare. Sì, è difficile, eh. Dai, dai, forza. E non canta, no, non ci caschiamo. Vai, la musica. Vai, vai, fermi adesso. Fermi, ragazzi. Fermi. Zio, no, con i capelli rossi. Ero fermo, sono fermissimo. Io guardami. Qui sarà fermo, Ti vedo troppo felice, saltellante. Non mi piace, stai voglio molto vincere, attento. Voglio il premio. Dobbiamo vincere anche per sé ormai. Va bene, allora pronti? Si canta. Sprint, correte. Sprint. Stefano, no, io ti avevo avvertito. No, non è vero. Io ti ho avvertito di non saltellare. Io te l'ho detto. Ma il pavimento. Ultimo avvertimento. Felicino, no, stavo scherzando, non ti guardo. Non ti muovere, mi raccomando. Manca poco, ma non ho intenzione di perdonare nessuno adesso, Non ci casco, rimbalzello. Tu mi sai che vuoi andare a finire male? Il pavimento, non è colpa sua. Del pavimento. Sì, è colpa del pavimento. Perché infatti però. A lei gli interessa che voi vi lamentate del pavimento. Cosa c'è sotto? I morti della scorsa edizione che si rimbalza. Dai, forza. Ce l'ho fatta.
Va era bene. Più difficile, è difficilissimo. Senti, qualcosa. Il premio di questa volta è anche più figo, però, eh. Meglio che dei soldi. Mi piace un botto. Migliaia di pacchetti di figurine Lioni che tutti in omaggio. Migliaia, davvero migliaia. Milioni. Allora vale la pena giocare questo gioco mortale. Esatto, sì, vale assolutamente la pena. Mamma mia, certo, vale troppo la pena. Vale assolutamente. Cosa staresti dicendo, Mario? Che non vale la pena di morire, no, per no, l'album? No, certo che ne vale la pena, ma subito, bene, pure bene. Qua. Venite allora, prossimo gioco, oggi. Guardia, quadrato, rognoso anche. Rimuovi questa porcizia, che non ci serve questa, è brutta. Anzi no, no, questi erano gli esempi. Rimuovi quella porcizia dall'altra parte, che quella non ci serve. Camina, schifo. Oh mio Dio, non è stato pulito neanche dalla scorsa edizione. Non è che troviamo qualche morto in giro? Possibile. Cos'è questo gioco? No. Mi scusi, cos'è questo gioco? Allora, questo gioco, My Friend, è il ritaglio delle formine. Questo lo conosce anche mia nonna, che apre TikTok soltanto per alla guardare le ricette. Scarso, però, molto bello questo gioco. Molto che si bello. Fa? Bisogna ritagliare la formina con lo scalpello che io vi do. Ognuno di voi deve scegliere una formina. Io sono buono, per cui vi dico già cosa ci dovrete fare. Quindi potete scegliere la più facile. Eh? Eh? Io sto in fila, io sto in fila. Ok, io sono guardato il mio. Ok, però ma c'è nessuno lì? C'è un problema. Dai, su. C'è un problema. Vabbè, metto qui. Ah, ok, va bene, va ok, bene. Va bene, beh, ma perché l'ho fatto, scusa. Almeno uno deve scegliere ogni formina, eh. Allora, prima di tutto, uno scalpello a testa, Alex Nauz. Allora, grazie. Questo è il tuo scalpello, più Alex Nauz, sempre. Ho anche scelto il quadrato io. Lui rettangolo. È il numero 4, perché conosci il suo nome? Non è giusto. Giusto, numero perché 4. Sono preferenziale. Ecco, mi sposto. Poi, qua abbiamo numero Chico. 5. Numero 5, numero esatto. 5. Prego, questa è la tua formina e questo abbi è il tuo pietà, scalpello. Okay. Ok, grazie mille. Qua che numero abbiamo, bruttino? Numero 1, il numero più forte di tutti, grazie. Numero 1, interessante, interessante. Ok, scalpello per il numero 1. Avevi scelto la forma del cerchio. Il cerchio. Tieni la tua formina. Grazie mille, gentilissimo. Prego, molto molto volentieri. Poi, quadrato per la signorina numero, scusi che non tre. Ho sentito. Numero 3, numero 3. Più lo scalpello per la signorina, prego. Grazie mille. Okay. Arriva il numero 2. L'ultimo numero 2. Numero 2, la formina. Sempre quadrato, grazie mille, grazie. E abbiamo tutto. Finito così. Lo scalpello. Lo scalpello non ce l'ho per te. Che faccio? Faccio con le mani. Ma come non ce l'hai? Con che lo faccio? Magari scusami. Ce l'ha la guardia. Signora guardia, mi servirebbe uno scalpello in più per il signore, perché mi sembra svantaggiato un po'. Ecco qui, grazie. Ah, grazie mille, grazie mille. Gentile. Allora venite con me adesso, vi porto nella zona. Dove ci mettiamo? Ci mettiamo qui e voi vi siamo adoperate. Siamo qui, perfetto. Ok, siete pronti? Mi raccomando. No, non sono pronto. Ma di che è fatta sta roba? Sabbione fatto con i cadaveri della precedente edizione. Ma che schifo! Sì. Ma dai! Sì. È eccessivo. Normale, normale. Allora, chi scazza la forma viene fucilato, eh? Nel caso possiamo non sappiamo. Iniziare? Potete iniziare? Assolutamente sì. Mi raccomando, guardi a occhi di falco, eh? Controllare bene. Hai capito? Non ci riesco, non ci riesco. Aiuto, aiuto. Fai di sì, prego, se hai capito. Riesco. Fai di no se sei scemo. Furbo, eh? Bravo, bravo. Fai di sì se non sei scemo che sei scemo. Sei scemo. Sei scemo di brutto, eh? Di brutto. Ah, 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 ah. Signore? No, no, no. Come sembra, lo giuro. Che hai fatto? Oddio! Hai scazzato. No, 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 giusto, guardi. No, non se lo vedo più. Stai scazzando sempre più. No, è la fine per te. Si è arrabbiato, si è arrabbiato. Ho sbagliato. No! No! No, Mario. Mario, Mario. Ragazzi, ma stava disegnando facile. Pac-Man, cioè voglio dire, guardate che vergogna. Guarda lì, è proprio Pac-Man. Tornate alle vostre forme, imbecilli. Scusi. No, mi raccomando, bravo. Questa è la mia, vattene. Bravi, bravi. Ma fate incavare la forma. Sì, incavate ancora un pochetto. Fatto. Vediamo questo qui con l'ombrello. Se la cavicchia. Io sono bravo, signore. Sono molto bravo, non ho scazzato niente, penso. Bravissimo, bravissimo. Bene, bene, bene. Allora, vi anche posso io dire. Anch'io sono bravo col quadrato. Avete superato la prova, mi fermerei. Io ho finito. Sì, vediamo. Grazie mille. Vediamo un po'. Signorina, 10 lode, 10 lode. Assurdo. Grazie. Bravissimo, controlliamo questa. Anch'io ho cavato. Fatta maluccio, però va bene. No, ho fatto benino. Anche questa, però, dai, questa era difficile, quindi si può anche comprendere. È fatta benino, però, infatti. Vediamo sto rantegoso, spostati. Tom, bravissimo, guarda qua, questa è la fine. Sembra rosicchiata da uno senza denti, però dai. Vabbè, quasi. Va bene, va bene, l'importante è crederci. Bene, prossima prova adesso. Sono morti già in due, ma voi siete ancora qui e siete addirittura d'arrivo per una fornitura. Finalmente quel premio.
possibilità per l'album. Faccelo rivedere, ti prego. Eccolo, lo qui sognare. La grande fuga di Lion. Oh, mia, indossalo. Cioè, ti prego, indossalo un voi attimo. Immaginate, immaginate, no? Cioè, voi potete ottenere la grande fuga di Lion così, oppure dovete andare in edicola dall'edicolante, dirgli scusi, mi vuole dare la grande fuga, dovete pagare. E insomma, capito? Invece vincerlo qui è super plus. È molto più bello. Se io faccio entrambe le cose, fai anche più godurioso perché si rischia di più. Sì, sì, sì. Speriamo che muoia Alex. Dai, dai, no. magari ce lo togliamo dalle palle la volta buona. È cattiva come cosa. No, no, è giusta, è giusta. Ok, prossima sfida. Questa è il tiro alla fune, amici. Sarà difficile. Bisogna formare due squadre. Allora. No, io granda, ok. Io non dico con lui. Bene, bene. Ma non voglio stare con lui, non mi fido. Posso fare un rapporto? No, assolutamente devi restare con lui. Tra l'altro, scusate un attimo, ma perché lui ha la testa più grande del doppio rispetto agli altri? Si è gonfiata? Non lo so, sinceramente, la mia testa perché è più grande. Perché si è mangiato il sabbione? Guarda, sicuramente non è il cervello, perché di quello ne hai poco. Ma è una reazione allergica, sicuramente. È grave se si prende lì, Va bene, salite sui ponti e io vi controllerò. Noi siamo pronti! Mamma mia, siamo carichi! Però non so, da qui dal basso non è che vi vedo bene, Ma è un po' sì, però. Ci vedi? Sì? Ciao, ci vedi da adesso? Vedo. Accanto a noi. Ok, allora mi raccomando, dovete andare di bacino, belle pesanti. Di bacino, sì. Ok, pronti? Non ti preoccupare che pronti? Se ti non mi muovo, vai. Ok, via, tirate. Tira, la squadra è in vantaggio, Cicco e Anna è in vantaggio. Attenzione, stanno cadendo. Mamma mia! Porca miseria, sono morti malamente qui. Mortissimi proprio, sì. Che un vero peccato. Va bene, potete scendere. Siete stati molto molto bravi. Avete vinto. Mamma mia. Bene, allora abbiamo adesso. Ma io ho soltanto una guardia. Ah no, Peppina. Ma quante ne hai di guardia? Quante guardie? Quadrati, siete la mia forma preferita. Baciatevi tra voi. No, mamma mia, fanno un rettangolo così. Che figata. Posso fargli fare qualsiasi cosa. Fate la cavallina, forza. Uno davanti, l'altro dietro. Bravi. Oh, cosa? Oh, mamma mia, guardali come sono bravi. Eh sì. Riportate la palla. Che figata. Adesso, riportatemi la palla. Oh, ce n'è un altro. È arrivato un altro quadrato. Pazzesco. Non c'è la palla, li hai confusi, li hai rotti tutti. Ok, non fa niente, ordine cancelled. Adesso fate finta che uno di voi sia un pisello secco e gli altri lo vogliono tutto toccare, vai. No, non lo so toccare. Non lo so per palma. Cosa ho toccaggio? Col bacino. Se ce ne fosse anche un altro farebbero un cubo. Pazzesco. Adesso fate finta che uno di voi è repellente e gli altri lo schifano. Via. Ok, è quello lì mi sa repellente, quello davanti. Ma mi sa che è l'altro, perché quei due sono insieme, uno da solo, quindi mi sa che è quello che fa schifo. Ah, no, quello all'angolo, è quello all'angolo. Non importa, venite con me, dobbiamo andare alla prossima prova. Non è che c'è tempo. Qual è la prossima prova, capitano? Per bighellonare qui, eh. Ok. Che bel posto. Cos'è qua? Prossima prova, la caccia ai ballocci, i marbles, le palle, le bocce. Sono fortissima invece. Quello che è, insomma, quello che si sa. Ok, avete un tot di minuti che solo io so per recuperare quanti più ballocci potete. Chi ne troverà di più, massimo 10, avrà vinto. Chi ne avrà di meno avrà perso e verrà eliminato. Tutto chiaro, capitano? Ok, tutto chiarissimo. Sono carico proprio. Allora 3, 2, ora via alla competizione. No, le battaglie non hanno funzionato. Via, corsa veloce. Corro, mamma mia, sono fortissima. Ne sto trovando un botto di ballocci. Che belli ballocci. Avete tanto tempo, mi raccomando, cercate di essere veloci. Mi puoi dire averlo quanto tempo, per favore? Il tempo è ancora tanto. Potete cercare. È il tempo relativo, Cicco. No, perdo sicuro, sono morta, sono stra. Io ne ho già visti un po', di ballocci in giro. Sono grossi e arancioni. Potete trovarli facilmente. Guarda che bei ballocci, sta finendo nell'acqua. Le guardie sono pregate di starmi vicino, che qui non si sa mai. Questo palloccio! Sì. Ah no, mi ha rubato uno! Aiuto, capitano, mi consigli qualcosa? Ricordatevi che la violenza non è consentita durante la competizione. Neanche uno schiaffo? No, assolutamente no! Ti appicci con una pizza in faccia se mi tocchi, No, non lo faccio. Mi raccomando, per bene, avete ancora qualche istante di tempo. Mamma continuate. Mia. Cercate i ballocci, signori, non lasciate quanto indietro. Manca? Oh, fai il conto alla rovescia, quando sta tranquillo. Ti dico gli ultimi secondi. Intanto io mi guardo con le guardie. Guardate che bell'album lì. Tutto sensuale, ma pieno di chicche. Ma è bello quell'album. Contiene un sacco di figurine, di cards, un fumetto inedito. Contiene un poster Wanted di Lion, il Manigoldo, bellissimo. Che bello che è. Sì, guardalo, Cicco, mentre
mentre io prendo gli altri pallottini. Contiene segreti e cose di noi che nessuno ha mai visto prima. Tutte le nostre azioni illegali sono racchiuse in quell'album, La grande fuga di Lion. Zup! Per questo non lo tengo io. Riputalo un attimo. Ma tu sei qui, no, raccogli i pallocci. Mi distrae, bravo, perdi tempo mentre io cerco i pallocci. Sono gli ultimi secondi, signori, gli ultimi secondi a disposizione. 10, no, ti prego. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, venisci, 0. Il tempo bene, è finito. Benissimo, venite vinto, da me, venite vinto, da me. Mamma mia. Silenzio, per favore, mi sembrate entrambi soddisfatti, però uno dei due deve essere che ne ha di meno, quindi non cantere vittoria. Lui, lei. No, no, lui. Stiamo no, a vedere, no. stiamo a vedere. Allora, chi vuole per primo dare i pallocci? Io. Allora, ti ho detto massimo 10. Li conto io i pallocci. Ma questo è scemo, no, cioè questo non ascolta le cose. Ho vinto! Sì! No, l'abbiamo solo finito. Andate a portare, riportatemelo dall'infermeria, guardia, per favore, grazie. Che schifo di idiozia. Ma avevo vinto, non è giusto. Hai ragione, però mi sembrava anche un po' troppo semplice vincere così. Comunque è vero, aveva 10 ballocci, Anna. Come la mettiamo? Lui ne aveva 10. Quanti ne hai tu? Ecco qua i miei ballocci. Vediamo un po' il conto dei ballocci. Altri 10 ballocci per te. È una situazione strana. Ecco, chiedi immediatamente capitano, scusa per bene. Mi scusi capitano, le regole devo sentirle bene, perché sto finisce come adesso, non ti lo chiama mai frontman, più. Non capitano. Allora, capitano. Tu hai due scelte adesso davanti a te. La prima, io ti piscio in testa fino a ucciderti affogandoti. È terribile. La seconda, tu alzi il volume del tuo amplifone nelle orecchie, del tuo apparecchio acustico per sentirmi bene, perché altrimenti io ti fucilo, è chiaro? Ok, no, me l'hai alzato prima quando mi hai sparato, penso, mi hai preso lì. Sicuro? Proprio nel sì, pulsante del sì. Volume su? Va bene. Se vuoi puoi rifare. Anche no. Perché per la pipì poi ti fa male alla vescica, a te non va bene. Ma io prendo tutte le guardie. Avete la pipì piena? Vai! Pisciate. Va bene così, grazie comunque. Beh, guardie, siete belle interessanti, complimenti. Venite con me adesso, tutti insieme, verso l'ultima prova, la più difficile di tutte. Cos'è sta cosa, no, mamma mia, cos'è? Che cos'è questo posto? Venite con me, salite la scaletta, siamo nel ponte di vetro, la prova più terrificante. No, quello lo conosco. Che dobbiamo fare? Però, no, è leggendario. Ma una delle guardie si è dimenticata di aggiustare il ponte di vetro dall'ultima volta. Ma che schifo. Ma no, facile allora. Guardia munita di jetpack ad aggiustare il ponte di vetro. Mi raccomando, i vetri, quelli che sono farlocchi, mi raccomando, anche perché qua devono morire tutti, non è che può rimanere. Va bene, che magari passiamo tutte e due. Ma le guardie? Oh, guardie! Eccolo! Mamma mia, quanto sono efficienti, mamma mia! Ma ne vedo due, noi ne avevamo 12 di guardie, vorrei capire dove sono le altre. Sono andati in bagno, avevo la vescica piena prima, penso. Gli è venuta la voglia di fare la pipì, ma che schifo. No. Però sono abili, hai visto come sono scattanti, a volte dormono un po', però. Tutte le guardie lì! Nel coso lì, nel palco, insieme alla guardia lì che è più brava di tutte. Guarda che bella guardia quella. È molto affascinante. Fammi l'occhiolino, guardia. Che bella che guardalo, mamma mia. Quella è la migliore di tutti, chissà chi sarà mai. Dopo gli chiedo. Me lo chiedo anch'io. Faccio togliere la è. Maschera perché mi sa che è in gabba. Ma ne avevo di più io di tre, mi pare, o no? Tu vuoi tanto così? È nel bagno veramente l'altro, mi sa. Ma si è cagata addosso una delle guardie, eh? Sì. Ma non mi dire, ma veramente, proprio cagata addosso. Ma sei serio? Ma si fa così, e le guardie ogni tanto vanno, se no come fanno? Ma non possono andare due. Io devo ucciderla adesso, quella che non c'è, Grafissimo. Vabbè, dopo la becchi. Cioè, ma guarda qua, veramente si è cagata addosso. Guarda, terribile. Mamma mia. Che cosa imbarazzante. Immeritevole. Allora, le regole sono facili. Uno di quei vetri, ogni due, è fragile. Se ci andate sopra, morite, brutto. Quindi non fatelo, mi raccomando. Adesso... Tranquillo, però l'ordine. Questo è a sorteggio. Devo fare io. Barbacci, cocotri, ci mette sul comò. Facciamo la numero di dottore. Dottore, siamo la numero. Cicci, cocco. La prima è Anna. Azz. No! Grandissimo, avevo validità 100% questo sorteggio. Ok, mi raccomando, Io non ce la faccio. Stai chillan. Allora, il ponte è lungo. Sono sicuro che tu sei abbastanza fortunata di arrivare easy oltre la prima metà. Ok? Vai. Va bene. Vai, con fiducia. Non ci prendo. Ci prendi, Anna, al 100%. Vai. Ok. Con fiducia, Vai. Vai sul pezzo. Brava. Brava, vedi? Bravissima. Ok. Adesso vai, secondo lancio. Vai.
Bravissima! Oh, no, anch'io inizio ad andare, se no mi dimentico io. Certo. Beh, non c'è un'alternativa. Ah, però. Okay. Infatti sì, okay. Ok. Aspettate però, fermi che voglio andare anch'io con le guardie, che vedo meglio. Ecco. Aia. Appla. Attento, non ti fare male, frontman. Amici miei, oh, tu sei quello bravo di prima, Zup, 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 my friend. Chissà chi è? No, tu no. È schifo. Ok, pronti? Vai, Anna. Pronti? Sompa. Okay. Brava! Cadi, però devi cadere. Mamma mia! Continua, signora, non ci si può fermare. Ok. Dai, perché? Mamma mia! Vai, Anna! Continua! Porca miseria! Niente. Ah sì, bene. Adesso manco io ho già vinto. Come facciamo? Dovresti arrivare alla fine in realtà, my friend. Vabbè, però ti prego, io non ci riesco ad arrivare alla fine. Facciamo che metà va bene, perché altrimenti qua rimaniamo senza un contendente. Quindi ho vinto. Torna ufficiale indietro per ricevere il tuo premio, la grande fuga super album. Vieni. Lo voglio è di tutto brutto, per te, vedere, quel caldo che ti aspetta. Vieni, buttati a pesce. Arrivo. No! È morto. No! Vabbè, ci sta, ce lo godiamo noi, guardi, che ne dite? Sì, sì, vi piace spacchettare le figurine, incollarle, bravi guaglioni. Guarda, è arrivata anche quella che era a cagare. A te niente, vai via subito, ciao, vai. Ok, allora, questo qui ve lo dividete voi due, mi raccomando, uno incolla e l'altro scarta. Poi questo qui, voi due, uno incolla le figurine e l'altro le spacchetta, mi raccomando, la grande fuga di Lion. Voi lo trovate in tutte le edicole, mi raccomando, non perdetevelo, perché questo vi assicuro che è una bomba e che dura un attimo. Quindi andatevelo a raccatare prima che finisca nella vostra edicola di fiducia. E per oggi, da Squid Game, da Lion e i suoi Square, out!